spostamento di questo preventivo è un indice maggiore di produttività. E poi c'è un altro che vi racconto brevemente, che è quello importantissimo, la capacità di impegno che l'amministrazione ha di dar luogo alle spese correnti, cioè il rispetto delle spese correnti rispetto all'assestato, una percentuale molto alta, 95,86%, che è certamente migliore al trend che negli anni precedenti. Negli anni precedenti, sempre nel ciclo, ovviamente i dati che sono compresi nelle relazioni iniziali, il valore del 2009 era 97, il valore del 2008 era 97,1%, quindi un piccolo spostamento inferiore, però importante. Quindi il bilancio che stava attendibile ha fatto anche i conti con una buonissima capacità di impegno delle spese correnti. Abbiamo detto e avevo a cuore nel ragionamento sulla portata del consuntivo che il bilancio può approfittare, cioè il finanziario potrà approfittare di tutte le prospettive. Perché analizziamo il piano del dettaglio, quindi possiamo cambiare lo schema riassuntivo, di quello che è stato, quello dell'esercizio 2010, l'avanzo di amministrazione. Dalla lettura dell'avanzo di amministrazione possiamo ovviamente fotografare più di una situazione importante. Allora, l'avanzo di amministrazione in corso amministrazioni, quindi che comprende l'avanzo di gestione, che a sua volta comprende l'avanzo economico, è nell'esercizio 2010 un vero fatto straordinario, un avanzo che conta 14.089.486, un avanzo di amministrazione. Il primo schema che vi presento è la lettura molto analitica dell'avanzo, quindi come è composto l'avanzo, poi c'è un altro che bene la gestione dell'avanzo, la gestione di competenze corrente e la gestione di competenze del conto capitale. Guardiamo per esempio questo, che ci fa connessione durante tutto l'esercizio di cosa abbiamo. Allora, il 1 gennaio 2010 il fondo di cassa era 36.532.000 euro. Mi aggancio a questo fondo di cassa, che è il primo caposaldo su cui costruire legge per farvi un'altra riflessione importante sulla situazione finanziaria del Comune. C'è un altro indice ben più debole. Il Comune di Custartizzo all'inizio dell'anno ha un conto di cassa pari a 36.000 euro, alla fine dell'anno, per il dicembre dello stesso esercizio, ha un fondo di 37.000.000 di euro. Per contro, le spese e le escursioni effettuate hanno un valore all'inizio dell'anno di 84.000 euro e alla fine dell'anno 83. Questo è per agganciare il fondo di cassa e per dirvi che non siete andati in anticipazione di cassa, soprattutto che c'è un flusso veramente molto alto e che ho incassato più di quello che ho pagato. Ma occhio, siccome abbiamo parlato prima del patto di stabilità, non è che non ho pagato che dovevo pagare, anzi rispetto al patto di stabilità mi dà conto che ho pagato che non ritorno nell'anno. Ritorno all'avanzo, fondo di cassa 36.000.000 di euro. Qui si aggiungono le discussioni e poi i pagamenti delle leggi nella forma analitica, per un totale di 37.430.000 euro, a cui si aggiungono, e questo è un grande lavoro, quindi diamo anche questa questione che ha fatto l'ufficio, si aggiunge quella ricognizione, diciamo, condizioni di residenza passivi, che è un lavoro incredibile fatto puntualmente dagli uffici e che non è un lavoro solo di mezzo. La condizione riguarda il negativo passivo, vuol dire andare a realizzare tutte quelle opere che si sono realizzate, che si sono concluse, se opere di economia, e quindi utilizzare un finestre per altro oppure far fronte a nuove azioni per recuperare i crediti. Quindi a queste 37.430.000 euro si aggiungono i valori dei residui attivi o passivi cancellati. Da qui deriva il garanzio complessivo di 14 milioni, di cui, vediamo in forma analitica, sono stati, ci sono qua, fondi per finanziamento e spese in conto capitale, impegnati 4.790.000.
fondi ancora non vincolati di 9 milioni, non ci sono 8 mila, di cui, questo è con tutti i fondi dei leggi, l'amministrazione sede di preventivi 2015, quelli dell'esercizio finanziario che stiamo vivendo, ha già impegnato la bellezza di 7 milioni 350 mila euro per opere. Quindi questa cos'è? La cassaforte dell'amministrazione, un avanzo di amministrazione che comprende quelli di gestione che nell'esercizio conta 2 milioni e 0,92 mila euro, che a sua volta comprende l'avanzo economico di 1 milione e 475 mila euro. In tempi di crisi, con l'inversione di oggi e alienazione magari non portate a termine, che oggi su questa cassaforte è importante. È quello che ha permesso di finanziare le opere non accendendo più nulla e quindi limitando l'indebitamento. Questo farò una conclusione. Quindi vi ho detto che non solo il bilancio quadro, ma il bilancio sano, il bilancio per buone prospettive, è un bilancio che fa conto anche di alcune cose che realizzate. Quindi tutta questa analisi, che poi vedete possiamo approfondire ancora di più, fa conto con le opere realizzate e quindi con una serie di politiche attivate nell'esercizio. E quindi fa conto in primis con il piano di cui siamo in fase di VAS, quindi siamo all'inizio di un intervento molto lungo e che darà sicuramente tutti i suoi frutti, e siamo in presenza, che sono fatta dare il piano dell'opera pubblica, come vi ho detto, o in una cartina, perché per voi è più facile per me di essere molto analitica, rappresentate, se volete poi contribuire su questo lavoro, potrà essere rappresentato, utilizzato anche da voi consiglieri, ho rappresentato tutte le opere in corso, quindi nei punti della città che mi interessava capire, perché sono punti anche strategici, non si parla soltanto dell'analisi delle asfaltature, delle manutenzioni, dei punti della città, ma si parla di alcune opere strategiche che vanno dalla riqualificazione del patrimonio storico e architettonico che hanno, la casa della musica, la casa del cinema, finanziata in determinato modo, e anche in opere che sono vicine a punti che sono importanti per la città, che fanno un gioiello, perché la città di un partito, ma c'è un gioiello tra il territorio del Valle Milanese e del Valle Giorgio, che è stato una regionalità per il Regno di Milano, quindi bisogna anche capire che le opere che ha pensato l'amministratore comunale, su cui punta le vere priorità, sono quelle intelligenti, quindi sono dato una rappresentazione anche fisica di queste opere. E poi ho cercato di capire, che è tutto quello che veramente ha attuazione in questo momento, cioè nel 2011, che lo paragonato i consumi del 2011 al 2011. Sono in grado di dirvi, per esempio, ed è una scheda che potrete avere tutti, che per esempio con quel 3 milioni rotti di euro che corrisponde solo al 52% dei nodi stanziati per alcune opere, stanno facendo un bel po' di cose, e cioè una lista molto molto lunga che è pari con l'impegnato per il 2021 di manutenzione. Me la sono fatta fare in modo analitico, quindi se la volete potrete anche qui leggere un sacco di interventi, ovviamente sono manutenzioni, quindi strade, asfaltature, in particolare, questa è una grande attenzione dell'amministrazione, opere relative ai processi scolastici. Questo è un impegno che è sicuramente prioritario. Così pure, se vorrete, sono anche fatta fare, può essere messa a vostra disposizione, dell'avanzo dell'amministrazione costruttivo 2010 che utilizziamo nel 2011 a disposizione analitica delle opere di 7.250 che andremo a realizzare. Concludo velocemente perché ci sono tanti altri parametri per limitare il consumo. Io per esempio sono molto attesa di non possiamo farlo, a esplorare il servizio a domanda individuale, cioè è una informazione che mi porta dal sindaco che ho svolto per 10 anni, è fondamentale vedere come è l'andamento della copertura del servizio a domanda individuale. E vuol dire che un altro indicatore per me importante
va dato atto a chi, per esempio anche questo, che suo servizio sociale, chi ha gestito questa materia prima di me, che la copertura che ho trovato pari a servizi domani individuali, sono identici, lo sapete, che ci devono raccontare cose nuove, pari a, se non è, 50% circa, è una copertura importante dalla dimensione di quanto la amministrazione pubblica mette il suo per tutti i servizi, ha subito nel costruttivo di tutto da subito un lieve incremento, vuol dire che sono stati pagati più da parte dei cittadini di servizi, però è un altro valore molto importante sociale, così come credo che un altro valore da rilevare largo ovviamente alle domande o ai documenti che avete constatato direttamente alla vostra attenzione, tutti quelli che sono stati giustamente, quanti hanno detto minimi, perché non ci stata quella che ci sono mai utilizzati molto, grossa per l'uso della spesa, gli spostamenti per funzioni. Ovviamente, potete vedere nello schema riassuntivo, per funzioni per interventi, hanno registrato tutti gli interventi